Una iniziativa importante, quella di Coldiretti, fondamentale per la nostra agricoltura. Sì, è un volo molto importante quello che arriva oggi qui in Abruzzo, in quanto arrivano i collaboratori stagionali specializzati che ormai da tantissimi anni si occupano della raccolta delle produzioni stagionali Made in Italy. Raccolta che anche quest'anno è stata messa a rischio dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid, e in quanto sono state chiuse le frontiere, e quindi siamo organizzati immediatamente con il governo del Marocco, insieme con i funzionari della nostra ambasciata a Rabat, i quali sono messi a disposizione con i nostri uffici per organizzare il tutto e permettere a questi collaboratori di tornare presso le aziende dove ormai lavorano da tantissimi anni. Lavoratori che sono stati sottoposti a tampone nel paese di origine, ora cosa accadrà una volta arrivati in Abruzzo? Una volta arrivati qui in Abruzzo dovranno rispettare la quarantena come da prassi presso la propria abitazione, dopodiché se tutto andrà per il verso giusto, nei primi di maggio torneranno a lavorare la maggior parte di loro nel Fuceno, e altri andranno a lavorare presso delle aziende che si trovano nelle province del nord Italia. In agricoltura qui in Abruzzo lavora una comunità di lavoratori marocchini che ha raggiunto il numero di 7.200, solo nel Fucino ce ne sono 4.500, quindi sono lavoratori indispensabili, anche perché non è possibile assumere i lavoratori italiani che magari hanno perso il lavoro e che hanno il sostegno al reddito, perché questa norma c'era l'anno scorso e stiamo ancora aspettando che sia prorogata per il 2021. Quindi parliamo di lavoratori, questi lavoratori nordafricani indispensabili per la nostra agricoltura. Sì, sono indispensabili, tornano tutti gli anni, sono specializzati in questi lavori, quindi assolutamente indispensabili. Presidente, l'aeroporto di Pescara, aeroporto importante del centro Italia e non solo, e oggi c'è anche questa iniziativa della Coldiretti che vede l'arrivo di questo volo charter con tanti lavoratori che andranno a lavorare nella Marsica ma anche in altre regioni italiane. Sì, è il secondo anno, perché già l'anno scorso eravamo stati l'unico aeroporto durante il lockdown che con Coldiretti era riuscito a far atterrare 4 charter. Questo è il secondo charter nel 2021 e noi siamo lieti perché tutto viene fatto nella massima sicurezza. Queste persone fanno il tampone prima di partire e la quarantena quando arrivano. La Coldiretti in questo modo riesce ad avere personale specializzato per fare i lavori nei campi, e quindi è un tipico esempio in cui con la massima sicurezza l'economia e l'agricoltura vanno avanti. Possiamo dire che da oggi inizia una nuova stagione per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara? Ma speriamo di sì, noi siamo abbastanza fiduciosi, naturalmente abbiamo già ripreso i voli su Bergamo, Rialserio, Milano, stiamo riprendendo parecchi voli charter come questo e stiamo riprendendo altre linee. In alcuni casi non dipende da noi, ecco, dipende dai protocolli, però è giusto anche rispettarli. L'augurio, l'auspicio di poter avere un'estate quasi normale a livello di turismo, e questo sarebbe davvero importante per l'aeroporto di Pescara. Beh, noi stiamo preparando un pacchetto di rotte che va dalle 20 alle 30 rotte di incoming e di outgoing, cioè di gente che viene qui dall'Europa, dall'estero ma dall'Italia. Sarà un'estate in cui noi faremo del nostro meglio per rilanciare l'aeroporto e fare qualche centinaio di migliaia di passeggeri come trampolino di rilancio di questo aeroporto, che era arrivato, come ricorderete, nel 2019 a 703.000 passeggeri, cioè un record storico.